Annunciata nel 2019, Analog Pocket è stata rinviata ben 3 volte prima di essere commercializzata a fine dicembre 2021. E tra file di attesa interminabili e scalper sempre dietro l'angolo, mi ci è voluto un altro anno per poter finalmente metterci le mani sopra. Se guardate i miei video da un po', sapete con quanto interesse ho seguito il progetto e da appassionato di retro gaming e di console portatili ero curiosissimo di provare quella che per molti è la console handheld definitiva. E le mie prime impressioni sono strapositive. Analog Pocket è il miglior Game Boy di sempre, può diventare una console portatile estremamente versatile e in più è anche una macchina da emulazione 2D che ha ben pochi rivali. E questo è solo un briciolo del potenziale di un device di fascia alta che sì, ha qualche difetto, ma che a tratti sembra troppo bello per essere vero. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con 3 anni di ritardo. Oggi scopriremo insieme l'Analog Pocket in un video ricchissimo. Prima di tutto però, se contenuti del genere vi piacciono, e lo so che vi piacciono, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Parliamoci chiaro, ormai il mercato portatile dell'emulazione è affollatissimo e sono tantissimi device che permettono di emulare prodotti Nintendo alla metà, ma anche meno, del prezzo dell'Analog Pocket. Ma allora qual è il fattore che eleva questo hardware dal resto della massa e giustifica il prezzo elevato? Beh, partiamo dal primo punto fondamentale. Questa non è una console da emulazione, almeno non principalmente. La tecnologia alla base del Pocket è l'FPGA, ovvero Field Programmable Gate Array. E che significa? Beh, non ho assolutamente le competenze necessarie di ingegneria per essere in grado di spiegarvi il funzionamento dietro questo hardware, che per me rimane magia nera, ma sostanzialmente si tratta di una tecnologia che permette di replicare fedelmente il funzionamento di device del passato, non emulando, ma ricreando esattamente le stesse caratteristiche. Il risultato è che l'Analog Pocket è un Game Boy a tutti gli effetti, il chip FPGA è proprio in grado di ricreare quella stessa tecnologia, che però ora risulta aggiornata agli standard moderni. L'Analog Pocket è quindi in grado di leggere nativamente tutte le cartucce della linea evolutiva Game Boy, comprese quelle originali, le Color e quelle del Game Boy Advance. Non c'è quindi da chiedersi se l'emulazione funzioni bene o meno, perché l'Analog Pocket funziona esattamente come le console originali. C'è più che altro da chiedersi come Analog ha deciso di presentare il pacchetto completo, sia per quanto riguarda la forma che i contenuti. Avete visto in uno shorts di qualche tempo fa che la confezione in cui arriva la console è elegante ed estremamente minimal. Ed oltre al Pocket c'è veramente poco, solo un cavo USB-C a USB-C, una scelta discutibile, e qualche adesivo. La forma della console ricorda quella di un classico Game Boy nell'impostazione generale, ma con le dovute differenze. Abbiamo ben 4 tasti frontali disposti a croce, 2 concavi e 2 convessi che ricordano un po' il pad dello SNES americano, una croce direzionale e i tasti Start e Select. Tra questi due c'è l'aggiunta più importante, ovvero il tasto per richiamare le funzioni dell'analog esterne al Game Boy, e lo vedremo nel dettaglio fra poco. Su entrambi i lati abbiamo nella parte superiore gli speaker, mentre subito sotto, a sinistra, i tasti per regolare il volume dell'audio e il tasto accensione, mentre a destra lo slot per la micro SD. Sul fondo abbiamo invece l'entrata USB-C per caricare la console, un jack per le cuffie e una porta utilizzata per il link cable, per sfruttare il multiplayer del Game Boy. Sul retro invece abbiamo ovviamente lo slot per le cartucce e 2 tasti dorsali necessari per il Game Boy Advance. Trovo molto razionale questo tipo di impostazione, ma forse il difetto più evidente è proprio nei tasti dorsali. Per le mie manone si crea un doppio problema da non sottovalutare. Da una parte non sono proprio comodi da raggiungere e dall'altra sono troppo vicini alle cartucce inserite, il che crea un evidente problema. Esattamente come l'hardware originale vi ritroverete a combattere con i falsi contatti dei pin e soprattutto con cartucce di 30 anni fa dovrete soffiare più volte per riuscire ad avviare i titoli e in generale le cartucce non sono protette a dovere e facilmente esposte a urti involontari. Ho visto recensioni che parlavano di uno slot per le cartucce pessimo, dove addirittura le schede di gioco ballavano. Io non ho riscontrato questo problema e forse chissà, i nuovi modelli sono stati costruiti da Analog con più accortezza. Rimane il fatto che lo slot delle cartucce probabilmente avrebbe dovuto presentare
un qualche tipo di protezione. A parte questo, la console sembra molto solida e robusta. Certo, non la farei cadere a terra di proposito, né la metterei in tasca. La finitura opaca è un bel ricettacolo di graffi e di date, e quasi dispiace utilizzarla. È un peccato che Analog non abbia proposto un qualche tipo di cover più funzionale rispetto al case rigido venduto separatamente. La vera star rimane però lo schermo, un LCD retroilluminato da 3,5 pollici che presenta una risoluzione da 1600x1440, un rapporto quasi quadrato, un 10 noni, che replica il formato del Game Boy originale, permettendo così una scala di 10x senza alcuna perdita di qualità. E direi di iniziare proprio da qui, dallo schermo. Colori e definizione dell'immagine sono impressionanti già se presi di per sé, ma se si fa un confronto diretto con i vecchi Game Boy, beh, mi viene da piangere. Se penso al primo Game Boy Advance e a tutte le diottrie che ho perso su questa mitica console, rimango scioccato di come ancora non abbia bisogno di portare degli occhiali da vista. L'aver scelto le proporzioni del Game Boy originale crea un ovvio compromesso per il GBA. Mentre, come abbiamo appena detto, con i titoli Classic e Color, l'immagine prende tutto lo schermo con un maestoso 10x, con le differenti proporzioni dell'Advance fanno la loro comparsa due bande nere poste sopra e sotto l'immagine, che non può sfruttare l'LCD nella sua interezza. Qui entrano in gioco le funzionalità avanzate di visualizzazione dell'Analog Pocket, e ogni sistema ha il suo set personalizzato di opzioni. Utilizzando il tasto centrale si può richiamare il menu delle impostazioni, altrimenti si possono utilizzare delle combo di tasti, ovvero la pressione simultanea del tasto centrale con le freccette direzionali a sinistra o a destra per richiamare al volo questi preset di visualizzazione. Per quanto riguarda il Game Boy originale abbiamo un bel po' di modalità di visualizzazione, quella base dell'Analog Pocket brillantissima, poi un filtro che riproduce la scala di grigi verdastra del DMG01 con tanto di scanline proprio come il primo modello di Game Boy, poi abbiamo il già più umano Game Boy Pocket che toglie gran parte del verde presente nel modello precedente e porta tutto verso una tonalità più simile al grigio, e poi una quarta modalità che a noi occidentali dirà ben poco perché va a ricreare l'effetto bluastro della retroilluminazione del Game Boy Light, un modello molto simile al Pocket ma mai commercializzato all'infuori del Giappone. E per chiudere una modalità che non riesco a capire bene a cosa rimandi, la Matrix Pinball è forse un omaggio al Virtual Boy? Comunque di sicuro non è piacevole alla vista. Scendendo nelle opzioni più approfondite, un'esclusiva del Game Boy è la presenza delle palette cromatiche, ovvero quei preset di colori arbitrari che il Game Boy Color e l'Advance permettevano di applicare sui titoli del primo modello per dare un'illusione di colore. Un'aggiunta veramente gradita. Ci sono poi tre opzioni presenti su tutti i sistemi, ovvero il frame bending per modificare la fluidità delle animazioni, la possibilità di aggiustare nitidezza e contrasto a proprio piacimento e poi quella di muovere e modificare, proprio gradimento, le dimensioni dello schermo di gioco, utile soprattutto se proprio non ci vanno giù le bande nere del GBA. Per il color le opzioni sono di meno e alla modalità base se ne affianca una che replica il feeling con tanto di scanline del color originale. Per il GBA invece c'è una triplice scelta. A quella base dell'analog che dona nuova vita alle immagini si affianca una modalità che ricrea i colori desaturati e spenti del primo GBA, aggiungendo delle scanline verticali, e una terza che invece replica i colori molto più saturi e luminosi dello schermo dell'SP101. Tutte queste varie modalità sono graditissime e hanno un certo valore storico e ricreano fedelmente quel feeling originale di visualizzazione, ma per me le modalità base, quelle proprie dell'Analog Pocket, sono imbattibili. Spero che queste immagini riescano a rendere almeno un briciolo di quanto si vedono bene i giochi Game Boy su questo LCD. E per me questo schermo rimane l'elemento più impressionante di tutto l'Analog Pocket. Ma questa console cosa offre in più rispetto all'esperienza base su Game Boy? Con la tecnologia FPGA arrivano anche tanti benefit, anche se ci è voluto un po' di tempo prima che venissero aggiunte delle funzionalità abbastanza basilari nel regno dell'emulazione, come la possibilità di creare dei save state e fare degli screenshot in game. Da subito è stato invece possibile usufruire della modalità riposo e mettere in pausa i giochi anche a console in standby, e ci sono un po' di funzionalità per incidere sui setting generali della console, come luminosità e volume, ma a mio avviso sono poche le possibilità
possibilità di personalizzazione per quanto riguarda la mappatura dei tasti. Ci sono alcune opzioni specifiche che permettono di utilizzare gli schemi del Super Game Boy e del Game Boy Player, ma a parte questo, poco altro. Ed è chiaro che i due tasti aggiuntivi sono stati messi in previsione dell'arrivo dell'emulazione, ma andiamo con ordine. Sì, perché una delle attrattive principali dell'Analog Pocket è quella di essere in grado di supportare nativamente, tramite degli adattatori, anche altre console portatili oltre alla linea evolutiva dei Game Boy. Io ho acquistato insieme alla console anche l'adattatore per Game Gear. Si tratta infatti dell'unica altra console portatile che mi interessava, ma penso che inoltre al momento dell'ordine, tra i vari adattatori, l'unico disponibile era proprio quello Game Gear. Che dire, il funzionamento è esattamente lo stesso del Game Boy, non c'è nessun tipo di preconfigurazione da effettuare, va solo inserita la cartuccia tramite adattatore e l'Analog Pocket si trasforma in un Game Gear. Senza però diventare una infernale macchina succhia stilo. Le dimensioni dell'adattatore impediscono di utilizzare i tasti LR, non che ce ne fosse bisogno, e fatemelo dire, una tale chiarezza di visualizzazione con un Game Gear mi pare un sogno. Chi all'epoca giocava su console Sega sa benissimo che per quanto graficamente impressionante il Game Gear soffriva tantissimo con il suo schermo, la cui visibilità era ottimale solo se perfettamente centrati rispetto alla console. Mi viene quasi voglia di ricominciare a collezionare anche per questa storica console portatile, e vi confesso, da piccolo ero Team Game Gear, il Game Boy ce lo aveva mia sorella. Quanti ricordi! Ora, questo video rischia di diventare eccessivamente lungo e in questa occasione non potrò parlarvi di tutte le funzionalità della console. Sappiate però che sono tanti gli utilizzi possibili dell'Analog Pocket, che di base presenta altre due funzioni molto peculiari. Può diventare infatti al contempo un sequencer MIDI per comporre musica tramite il chip audio del Game Boy Advance e può essere un potente tool di creazione di titoli tramite l'integrazione con GB Studio. Non ho né le competenze né il tempo per parlarvi di questi due aspetti, ma c'è un'altra cosa di cui vorrei discutere con voi, l'emulazione su Analog Pocket. Vedete, all'interno della console in realtà ci sono due chip FPGA. Il primo è quello pensato per riprodurre l'hardware dei Game Boy, mentre il secondo è nominato OpenFPGA e anche se non esplicitamente è stato pensato per l'emulazione. Qualche mese fa Analog ha finalmente sbloccato tramite firmware l'utilizzo di questo secondo chip. E con una tempistica molto sospetta, un utente su Reddit ha iniziato a condividere una quantità smisurata di core per Analog Pocket già belli che pronti. Insomma, era tutto già preparato. Inizialmente l'utilizzo di questi core non era affatto immediato, ma ora, grazie a un bello sforzo della community, l'emulazione su Pocket è diventata di una semplicità disarmante. E se ci sono riuscito io, ci possono riuscire tutti quanti. Guardate quanto è semplice. Allora, in realtà, da quanto ho capito, sfruttare il secondo chip FPGA non è così complicato, anzi, dovrebbe essere super semplice. E in questo Reddit ci viene il nostro aiuto, perché c'è una subreddit dedicata dove è stata postata circa un mese fa una guida aggiornata all'avvio rapido che spiega come fare le prime configurazioni del Pocket, sia per quanto riguarda il firmware, sia per quanto riguarda i core aggiuntivi e sfruttando il secondo chip. Nelle ultime settimane la situazione è diventata semplicissima, perché c'è questa utility che si chiama Auto Update, che promette con estrema semplicità di aggiornare la console all'ultimo firmware e anche di inserire tutti i core, ovvero quindi gli emulatori, disponibili al momento per l'Analog Pocket. Il processo dovrebbe essere estremamente semplice, basta scaricare questi file, metterli sulla SD che utilizzeremo all'interno dell'Analog Pocket e avviare l'eseguibile. Così facendo, la console dovrebbe essere aggiornata all'ultimo firmware disponibile con tutti i core al momento utilizzabili. Ho già copiato i file della utility all'interno dell'SD che utilizzeremo per la Pocket. Facciamo partire l'updater. I core disponibili saranno mostrati una alla volta. Per ognuno premi N se non lo vuoi installato, oppure premi invio se lo vuoi. Vabbè, noi vogliamo Pong, NES, PC Engine, Pokémon Mini, SNES, sono un bel po'. Sta anche aggiornando il firmware ora che ha aggiunto tutti quanti i core, perfetto. E la cosa positiva di questa utility è che fa un check ogni volta se al momento sono disponibili nuovi firmware, nuove versioni del firmware. E quindi sostanzialmente non andrà neanche riscaricata ogni volta, ma semplicemente andrà fatto partire questo eseguibile ogni volta che c'è un nuovo aggiornamento disponibile. E vedete che intanto sta creando anche le varie cartelle all'interno della SD. Sta organizzando i vari core, ovvero i vari emulatori, dove poi andranno inserite le ROM. Ovviamente né Analog
nell'autore dell'utility vi forniscono direttamente le ROM, che ve lo dica a fare, le uniche ROM che si utilizzano sono quelle di cui avete una copia originale del gioco, manco a dirlo, insomma, io, lo sapete, ho una collezione gigantesca, utilizzo solo ROM di backup. Voracci sì, pirati no. Ok, la utility ha appena finito, ha creato diverse cartelle, tra cui quelle dei vari core. Andando poi nella sottocartella Assets abbiamo tutte le varie cartelle dei vari emulatori e poi le ROM andranno piazzate nelle rispettive cartelle Common che faranno riferimento ad ogni emulatore. Ora aggiungo qualcosina e ci rivediamo per un test al volo per vedere come si comporta con l'emulazione in 2D questa Analog Pocket. L'emulazione è impeccabile, Super Nintendo, Mega Drive, NES, tutto gira senza problemi e ci sono tutti i vantaggi di cui abbiamo discusso prima, tra tutti uno schermo fenomenale. Trattandosi di core custom, purtroppo non tutti hanno accesso alle stesse feature. Alcuni supportano il remapping totale dei tasti, mentre altri non permettono neanche la creazione dei save state. Insomma, lo stato dell'emulazione non è embrionale, ma neanche definitivo. Visto quanto è attiva la scena di programmatori entusiasti del device, mi aspetto una situazione molto simile alla Steam Deck, dove giorno dopo giorno l'esperienza utente migliora a vista d'occhio e credo che nel breve periodo l'emulazione raggiungerà tutti gli standard di personalizzazione che ci si aspetta da un device pensato principalmente per queste funzionalità, anche se non si tratta del caso dell'Analog Pocket. I core sono comunque tantissimi e si va dalle macchine arcade fino alle portatili meno conosciute, insomma c'è da perdersi anche in questo settore. Però ci si limita sempre al 2D. Le mie prime impressioni sono quindi strapositive, però per dare un quadro completo di tutta quanta l'esperienza bisogna citare anche i difetti, che poi più o meno sono tutti riconducibili a un unico fattore, il prezzo. Questa è una vera nota dolente che mette in luce quanto l'Analog Pocket sia in realtà un device rivolto a una cerchia ristrettissima di appassionati che ricercano un prodotto top di gamma. Sì, lo so che ci sono 10.000 soluzioni più economiche che magari propongono anche più flessibilità sull'emulazione, ma a livello qualitativo della tecnologia FPGA non lo può raggiungere nessuno. E soprattutto l'emulazione è un aspetto secondario. Quello che è veramente interessante di questo Analog Pocket è la possibilità di utilizzare le proprie cartucce originali. Il prezzo rimane comunque proibitivo e mi ha impedito di scoprire il vero potenziale della console. Ad esempio ho rinunciato alla dock, che permette di visualizzare tramite HDMI un'immagine 1080p e che supporta anche i controller Bluetooth, un accessorio che, sì, trasforma il Pocket in una vera e propria ibrida da retro gaming. Allo stesso modo ho limitato l'acquisto degli adattatori, case protettivi, cavi, caricatori, insomma, la spesa è folle, mettendo in conto soprattutto la dogana. Analog infatti spedisce dall'America e, poracci, in questo caso non c'è niente da fare. La dogana si paga. A parte questo, vi ho già segnalato qualche incertezza sul form factor e un sistema operativo che migliora di giorno in giorno, ma che potrebbe offrire qualcosina in più. Per il resto, per me, si tratta un po' di una console perfetta. Se siete interessati la potete acquistare direttamente dal sito di Analog, ma i tempi di attesa sono lunghissimi. A me ci è voluto praticamente un anno e sospetto più o meno che la situazione sia rimasta nello stesso range. Ora ci credo di aver parlato abbastanza, forse anche troppo. Spero che questo primo approccio con l'Analog Pocket vi sia piaciuto e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa console e anche per rispondere alle vostre domande in merito. Non mi resta che darvi appuntamento a un nuovo video che arriverà prima o poi, presto ci sarà una programmazione totale del canale. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Ci vediamo alla Games Week. Io sono il Poro Analog, Michele Pocket, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nuovo setting, nuove luci, stesse emozioni, stessa qualità Poraccia. Dai, 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 dai.